Ciao a tutti! Oggi leggeremo una breve fiaba della tradizione, Il corvo e la volpe di Esopo, che può essere utile a educare i bambini all'importanza di prestare attenzione e non farsi adulare dalle facili promesse. Andiamo a leggere la fiaba. Messere Corvo aveva trovato sul davanzale di una finestra un bel pezzo di formaggio. Siccome ne era proprio ghiotto, volò sul ramo di un albero per mangiarselo in santa pace. A un tratto passò di là una volpe furbacchiona che al primo colpo d'occhio notò il pezzo di formaggio e subito pensò a come rubarglielo. «Salire sull'albero? Non posso», si disse la volpe, «perché lui volerebbe via immediatamente con il formaggio nel becco e io non ho le ali». Qui bisogna giocare d'astuzia. «Messere Corvo, che belle penne nere hai!» esclamò allora abbastanza forte per farsi sentire. «Se la tua voce è bella come le tue penne, tu certo sei il re degli uccelli. Fammela sentire, ti prego!» Quel vanitoso del corvo, sentendosi lodare, non resistette alla tentazione di far udire il suo brutto cra cra. Ma appena aprì il becco, il pezzo di formaggio cadde. La volpe fu ben lesta ad afferrarlo e a scappare canzonandolo. «Se poi, caro il mio corvo, tu avessi anche il cervello, non ti mancherebbe proprio altro per diventare il re». Per queste altre fiabe potete scaricare gratuitamente il volume Fiabe Denaro, a cura di Emanuela Runaldi e promosso da FEDS.